Cari amici, ben ritrovati. Siamo a Strasburgo per la plenaria di maggio. Avremo poi una seconda plenaria durante il mese di maggio, più concentrata però questa volta a Bruxelles. Una plenaria qui a Strasburgo importante, si è aperta con l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha fatto un po' il punto della situazione sulle tante tematiche che riguardano oggi il rapporto tra Italia e Unione Europea. Si è parlato di verifica e modifica dei trattati che hanno dimostrato la loro non funzionalità. Bisognerà poi capire come si andrà verso la modifica dei trattati. Se è una modifica dei trattati che porterà verso un'Europa più attenta ai cittadini, che ritorna a mettere il cittadino, l'uomo, il popolo al centro della politica europea, noi saremo sicuramente favorevoli e a disposizione a dare una mano. Se andremo nel solco di una Europa più Europa, di un mega Stato europeo, degli Stati Uniti d'Europa, su questo avremo le nostre rimostranze da portare avanti, ma si è parlato di molto altro. Ovviamente si è parlato soprattutto della contingenza politica, dell'attualità politica, si è parlato delle sanzioni l'Italia e l'Europa stanno facendo nei confronti della Russia, dell'ennesimo pacchetto che si approverà in questi giorni con la Commissione, il sesto pacchetto di sanzioni che verranno erogate nei confronti della Russia, dove ci sarà anche l'embargo al petrolio. E si è parlato anche delle sovvenzioni che dovranno essere date alle aziende che subiranno il contraccolpo di queste sanzioni. E ovviamente il tema principale rimane, appunto, come potete immaginare, il tema energetico, il tema del rincaro della bolletta e del prezzo del carburante, temi che toccano non solo gli stati ma soprattutto i cittadini e le imprese, che si vedono quest'ultime ad essere nelle difficoltà di non riuscire a mantenere i costi di produzione, a non essere in grado di fare un'attività produttiva sostenibile, e dall'altra parte invece abbiamo i cittadini che non sono più in grado di far fronte al costo delle bollette di luce e di gas. Il governo in questo senso è intervenuto, ha messo 200 euro per ogni nucleo familiare, ha fatto un intervento sulle accise che sarà procrastinato fino a luglio, però serve ovviamente lavorare in maniera coordinata a livello europeo per fare in modo che ci sia una gestione di questo problema, con inserimento anche di un tetto del costo dell'energia a livello europeo, per far fronte a una sfida che per il momento si sta affrontando ma che ci vede seriamente preoccupati per quello che dovrà avvenire questo inverno. Una sessione di Strasburgo che poi è continuata con una perdita di tempo incredibile, una perdita di tempo dove abbiamo passato ore, parleremo ancora per ore della problematica che riguarda moltissimo alcuni deputati europei, ovvero le liste di voto transnazionali per le prossime elezioni europee. Io sono convinto che voi da casa che ci state seguendo, credo che questo sia l'ultimo dei vostri problemi, però dentro il palazzo, nella bolla del Parlamento europeo, questa è una questione che non poteva più essere rimandata. C'è la guerra, c'è la crisi economica, c'è una pandemia che non è ancora finita, ma bisogna parlare delle liste transnazionali, perché altrimenti non dormiamo più di notte. Ecco, questo vi dice ancora quanto ci sia da lavorare qua dentro per cercare di scardinare un po' questa mentalità completamente distaccata dalla realtà. Serve molto più pragmatismo, serve molta più incisività per dare risposte ai cittadini europei. Cittadini europei che hanno bisogno di vedere una bolletta della luce meno impegnativa, imprese europee che hanno bisogno di sapere cosa ne sarà del loro futuro con un costo dell'energia così elevato. Da questo e di altri aggiornamenti sicuramente vi daremo notizia.